altro. Seconda parte di questo speciale Il Fatto del Giorno, dedicato all'emergenza coronavirus, ma sono tutti i nostri approfondimenti ormai concentrati su questa tematica, su questa pandemia che sta interessando non soltanto il territorio italiano e che ovviamente riguarda anche il territorio pugliese. Ricordo che in Puglia la situazione deve essere fronteggiata in attesa di un possibile picco di contagi. Vi stiamo raccontando in questo appuntamento il punto di osservazione degli infermieri. Abbiamo parlato nella prima parte con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Bari, Saverio Andreula, adesso sempre collegato via Skype, e lo ringrazio per questo, Giuseppe Papagni, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche per la provincia BAT. Mi permetto di dire, presidente Papagni, soprattutto infermiere impegnato nell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Biceglie, perciò uno di quegli eroi, come ormai vengono definiti gli infermieri da tutti i cittadini italiani, che sono in trincea, in prima linea ad affrontare questa emergenza. Mi racconta la sua esperienza di cosa sta accadendo in questo momento nella vostra unità operativa. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, io ci tengo a specificare che gli infermieri non sono degli eroi. In questa situazione di pandemia e in questa situazione di emergenza sanitaria, tutti gli infermieri italiani stanno dimostrando con grande senso di responsabilità, abnegazione, tutto il loro impegno, la loro professionalità, e stanno dando quelle risposte a tutti i cittadini, soprattutto in un momento di difficoltà in cui tutti, anche gli infermieri, perché sono anche loro delle persone che hanno dei sentimenti, hanno paura di una situazione che probabilmente sta diventando e si sta cercando di tenere sotto controllo. Quindi la situazione al momento qui in Puglia, devo dire che il picco epidemico non è ancora arrivato, la situazione dei nostri colleghi nelle altre regioni di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, purtroppo sta sfuggendo di mano, ma sono ovviamente all'ordine del giorno, riceviamo da tutti i cittadini dei messaggi di stima, proprio perché vedono negli infermieri come dire, i loro interlocutori prossimi, quelli che sono sul fronte insieme anche ad altre professioni, certamente come medici, operatori sanitari, che cercano di dare il proprio contributo in questa fase critica che tutta l'Italia sta attraversando. Per quanto riguarda la Puglia, la ringrazio per avermi insomma coinvolto, appunto perché sono impegnato in prima linea, essendo io infermiere di malattie infettive. Sì, la situazione è come dire, al momento di sotto controllo, perché da noi i casi non sono ancora esplosi come i numeri che stiamo vedendo come nelle altre regioni. Ovviamente c'è da parte nostra un po' di apprensione, perché la situazione potrebbe peggiorare da un momento all'altro, essendo questa una situazione emergenziale che non è prevedibile. Quindi come Ordine delle Professioni Infermieristiche della BAT non possiamo far altro che elogiare il governo per tutte ovviamente le decisioni prese, e invitiamo tutti i cittadini a rispettarle per il bene di tutta la comunità. Quindi restare a casa oggi significa mettere al sicuro se stessi, mettere al sicuro tutti i cittadini, ma anche dare una mano a tutti gli operatori sanitari.
Mi racconta la sua giornata lavorativa, perché mi piacerebbe che da casa, per quanto possibile, prendessero coscienza di cosa voi fate, come dovete operare, perché dovete operare in sicurezza per evitare contaminazioni, ma poi siete padri di famiglia, madri di famiglia come lo siamo noi e perciò dovete tornare a casa e dovete avere mille cautele. Mi racconta la sua giornata di lavoro? Sì, la situazione per noi che siamo in diretto contatto con pazienti con Covid-19, che è la sigla che l'OMS ha dato a questa patologia, ovviamente è difficile da raccontare, ma provo, come dire, a trasmettere quelli che sono i sentimenti un po' di tutti gli operatori sanitari che in queste ore, stanno affrontando, questa emergenza. Allora, noi, ovviamente, siamo inseriti in questo contesto e vogliamo anche rassicurare i pazienti che vengono isolati nelle strutture ospedaliere. Noi ovviamente siamo a contatto stretto con loro, li vediamo, loro però ci riconoscono solo per la voce, perché ovviamente noi siamo tutti bardati con tutte il biocontenimento, per cui si intravedono solo gli occhi, loro intravedono solo i nostri occhi e riconoscono la nostra voce. Ovviamente noi cerchiamo di portare il sorriso in questa situazione che non è facile, ma non è facile per tutti e lo capiamo. Cerchiamo di sollevarli moralmente perché stare in quarantena, stare in isolamento in questa situazione non è facile, non è facile per tutti, non è facile per gli operatori sanitari che si trovano in questa situazione e che ovviamente hanno le stesse paure di tutti i cittadini nel rischio appunto di potersi contagiare, di potersi infettare con questo virus che ovviamente si trasmette per via aerea. Quindi noi la viviamo sulla nostra pelle, la viviamo perché in un certo senso siamo in isolamento anche noi, perché poi tornando a casa purtroppo, come dire, i contatti familiari sono molto molto ristretti, cerchiamo di non avvicinarsi. Io personalmente, che sono papà di due bambini, ovviamente cerco di non abbracciarli, anzi certo, non lo faccio proprio per un senso di responsabilità, quindi i contatti, come dire, familiari sono molto molto ristretti. Purtroppo è una situazione che stiamo vivendo e che dobbiamo prendere così. Quindi sì, anche noi abbiamo paura soprattutto per i nostri familiari e cerchiamo appunto di non ammalarci perché lei può capire benissimo che nel caso un operatore sanitario si ammala, ovviamente viene meno un operatore che può in questo contesto dare il proprio supporto in una situazione difficile come questa. Quindi togliere un operatore sanitario specializzato di malattie infettive o di terapia intensiva o di rianimazione o del pronto soccorso o tutti quei contesti e setting assistenziali che come dire, affrontano questa emergenza sanitaria significa appunto togliere un'unità esperta che potrebbe e che deve dare il suo contributo in questo momento particolare. Quindi Le posso chiedere, visto che stiamo ragionando di questo, tra un po' andremo anche sugli aspetti, lo dico tra virgolette, politici, cioè la coinvolgerò come presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, però mi consente un'ultima considerazione. Le fa un po' rabbia quando poi legge, vede che i cittadini, lei lo ha detto prima, invitiamo a rispettare i provvedimenti del governo, ma non le fa un po' rabbia appunto vedere che qualcuno forse non ha compreso fino in fondo che cosa stiamo affrontando? beh, sì, gli atteggiamenti irresponsabili sono ovviamente da evitare. Noi condanniamo tutti questi cittadini che purtroppo non rispettano queste osservanze. Ovviamente io capisco che si tratta di una privazione di libertà, ma vi assicuro, e lo dico veramente con grande fermezza,
che è assolutamente necessario osservare queste restrizioni, perché dobbiamo fermare il contagio e l'unico modo che abbiamo in questo momento per farlo è attivare e attuare queste restrizioni che ci vengono dettate dagli organi di governo. Quindi è un ulteriore invito a tutti i cittadini ad essere fermi su queste decisioni prese dal governo centrale. Ovviamente mi rendo conto che la situazione è alquanto drammatica perché insomma, da un momento all'altro si è visti così privati della propria libertà personale, ma è necessario farlo per la nostra salute. Ecco perché l'hashtag che sta circolando Io resto a casa, che è rivolto ai cittadini, perché noi infermieri purtroppo, lo dico, perché insomma noi siamo operatori della sanità e quindi dobbiamo essere presenti sul posto di lavoro, ma voi che potete dovete rimanere a casa proprio perché c'è bisogno di rispettare e di restringere appunto il contagio. Il presidente della Regione Puglia ha annunciato, ne parlavamo anche nella prima parte di questo speciale con il presidente Andreula, il presidente Emiliano ha annunciato che insomma c'è un innesto di nuova forza lavoro sia infermieristica che medica per fronteggiare questa emergenza. Come la valuta lei questa decisione, questa scelta? E qui chiedo diciamo non più all'infermiere che lavora nell'unità operativa di malattie infettive, ma al presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche. Io rilevo diciamo, nelle decisioni del governatore Emiliano delle criticità perché, come diceva il presidente Andreola, non siamo stati come ordini professionali inseriti nella task force regionale. Cioè, non inserire la parte importante come infermieri nelle decisioni che poi attengono all'attività assistenziale. Appunto in questa emergenza sanitaria, secondo me è un grave errore non aver inserito i dirigenti, appunto infermieri, all'interno della task force regionale, secondo me è un errore perché non considerare gli infermieri appunto come componente essenziale quanto quella medica, quanto quella di altre professioni sanitarie all'interno di un organo che poi va a prendere delle decisioni importanti al fine del contenimento del contagio, a mio avviso è una criticità che Emiliano ovviamente poteva evitare. Le servirà a ristorare un po' il vostro lavoro, il dover lavorare sotto organico questi nuovi innesti, secondo lei, Presidente? Allora, sicuramente l'innesto di nuove forze lavora all'interno di quelle che sono le strutture sanitarie pugliesi, sicuramente è un qualcosa di positivo perché molte realtà ospedaliere, ma anche sul territorio come 118, ovviamente anche tutta l'assistenza domiciliare è in grave criticità, in grave emergenza, quindi sicuramente l'innesto di nuove unità operative è sicuramente da prendere in modo positivo. Quello che io ci terrei a dire è che bisogna sicuramente riconoscere le competenze specialistiche degli infermieri in questo momento particolare, anche attraverso degli strumenti contrattuali e quindi un riconoscimento economico per tutti gli infermieri che in questa fase partecipano in questa emergenza sanitaria. Quindi è un invito, quello che facciamo noi al governatore Emiliano, quello di appunto pensare a forme di progettualità, a forme di investimento contrattuale, perché ci sono sicuramente delle forme di incentivazione contrattuale che possono essere pensate, previste in questa fase appunto critica, proprio per cercare di dare quel ristoro economico a questa categoria professionale che da anni non ha mai ricevuto
un riconoscimento economico e mi sembra giusto farlo in questo momento, appunto dove tutti i cittadini riconoscono il valore professionale degli infermieri, farlo in questo momento significherebbe tantissimo per gli infermieri pugliesi. Le chiedo l'ultima considerazione in chiusura di questo nostro speciale. Le riporto il pensiero di un suo collega della Lombardia, perché ho avuto il piacere di leggerlo direttamente, quando dice: noi siamo gli stessi che prima di questa emergenza erano, come dire, oggetto di atti di violenza nei pronto soccorso, nei presidi di emergenza urgenza, quelli che insomma vengono sempre sottovalutati e oggi vengono definiti eroi. Voi siete sempre, sempre quelli, non siete mai cambiati. Sì, noi siamo sempre quelli, anzi aggiungerei che in questo momento particolare siamo ancora più impegnati perché ovviamente le attività assistenziali sono aumentate, sono più critiche, ovviamente parliamo di pronto soccorso dove in quelle situazioni, come diceva lui, la Lombardia sono presi d'assalto per appunto questa emergenza sanitaria. Noi siamo sempre gli stessi, sì, dice bene il collega, siamo sempre gli stessi arrivati insomma a questo punto come attori principali in questa emergenza sanitaria. Io devo dire che finalmente sta come dire, venendo fuori quel riconoscimento sociale degli infermieri, ma io credo a questo punto di tutti gli operatori sanitari, perché come vede, direttore, quando c'è un atto di violenza vengono coinvolti non solo gli infermieri, ma vengono coinvolti tutti, per cui rispettare proprio quegli operatori sanitari che in questo momento storico veramente stanno mettendo a rischio anche la propria salute, perché come si diceva prima, ci sono tantissimi colleghi che lamentano la scarsità dei dispositivi di protezione individuale e che purtroppo mettono a rischio la propria salute. Siamo sempre noi, sì, siamo sempre gli stessi, quelli che ricevevano appunto degli episodi di aggressione da parte dei cittadini. Oggi ci troviamo con lo stesso spirito di responsabilità ad affrontare questa emergenza e in questo momento storico. Devo dire che va fatto un plauso a tutti gli infermieri, a tutti gli operatori sanitari per tutto quello che stanno facendo e per il loro senso appunto di responsabilità, la negazione che mettono, che ci mettono per salvare vite umane. Grazie, grazie anche a Giuseppe Papagni, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche per la provincia BAT. Ringrazio nuovamente anche il presidente dell'OPI Bari, Saverio Andreula, per essere stati collegati con noi via Skype per questo speciale del Fatto del Giorno dedicato all'emergenza coronavirus. Abbiamo voluto raccontarla dal punto di osservazione degli infermieri, in questo caso anche di chi sta proprio in trincea per questa pandemia. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi per averci seguiti nel nostro approfondimento. L'invito è a seguire la nostra informazione, che come ho detto è cambiata anche per tenervi aggiornati sull'emergenza coronavirus, e a restare con la nostra programmazione. Veramente tutto, grazie e arrivederci.